perché siamo qui? Perché abbiamo preso, credo, sul serio, molto sul serio, e continuiamo a prendere sul serio la proposta del Partito Democratico. È stato fatto, abbiamo costituito un nuovo partito. Un nuovo partito, ma l'abbiamo chiamato Partito Democratico. Noi pensiamo che se le parole hanno un senso, quella parola democratico deve avere un senso. E quello che è successo in questi mesi vogliamo capire se corrisponde al senso che noi possiamo dare alla parola Partito Democratico. Chiediamo innanzitutto una discussione aperta, con onestà intellettuale fondamentalmente. Penso che è da qui che dobbiamo partire, da quello che c'è scritto, Partito Democratico. La tendenza tipica, in verità, di questi tempi dei partiti è quella di essere esattamente il contrario, è di diventare burocrazia senza società, di essere delle cose che non hanno niente alle spalle. È il male oscuro, in verità, dei nostri tempi e di tutti i partiti, del sistema partito, di quello che era il partito di massa e che con nessuna altra forza nuova siamo riusciti a creare un collegamento con la società. Quindi credo che la riflessione che dobbiamo fare e che ci piacerebbe che venisse fatta sia quella sincera e onesta sul senso del Partito Democratico, di quello che dovrebbe essere il Partito Democratico. Ora non la vorrei fare troppo lunga, però invece penso che in questi 2 anni abbiamo visto una cosa che forse è diversa da quella che ci immaginavamo. Abbiamo visto un partito che si è strutturato molto poco sul territorio, ha provato a prendere delle cose, a far finta di essere nuovo, ragionando o aprendo dei forum, aprendo un sito, aprendo una web TV, facendo delle cose che molto riflettono forse l'atteggiamento che si ha verso queste cose nella società, e cioè non si prova a capirle sul serio, non si prova a vedere cosa queste cose dovrebbero essere, e si appiccicano per far vedere che però un po' siamo moderni, un po' queste cose sappiamo usarle, un po' però siamo fighi, insomma, perché abbiamo la web TV, la Democratica TV che citava Marco prima. Insomma, ci occupiamo di new media, quindi siamo pure un nuovo partito. Un po' questo è stato l'atteggiamento. E sono anche forse un po' più severa, che cito D'Alema, quindi probabilmente Generazione U sarà considerata daleniana, ma lo cito solo perché disse una cosa molto, molto forte e parlò del partito dei gazebo. Anche lì non si fa, il partito dei gazebo lo disse lui, ma forse un po' di verità in quella affermazione c'è. La verità è che dopo la crisi dei partiti di massa e di quello che riuscivano a rappresentare, la sinistra, o comunque il centro-sinistra, non è più riuscito a creare strumenti adeguati di fatto alla rappresentazione, alla volontà collettiva. E nel nostro paese, che è solo fatto in verità di particolarismi, presenti a qualunque livello, questa cosa è deflagrata anche nel Partito Democratico. Oggi c'è una voragine tra la società e i partiti, noi non riusciamo a rappresentare effettivamente quello che dovrebbe essere e che cos'è la società, non riusciamo a trovarlo, e con questo Partito Democratico abbiamo provato a colmare qualche cosa, non lo so, scusate la franchezza, ma dal famoso seminario di Orvieto di 2 anni fa ad oggi io ho sentito un sacco di pippe mentali, detta proprio sulle radici, valori, controvalori, cosa dobbiamo portare dentro, ma un po' di pragmatismo e di capire effettivamente cosa rappresentare, quelle cose le abbiamo viste molto poco. La capacità di interrogarsi che paese dobbiamo rappresentare, che pezzo di società dobbiamo rappresentare, quello l'abbiamo visto abbastanza poco. Anzi, io l'ho visto pochissimo, sinceramente. L'ho visto pochissimo nella formazione del partito, nella formazione delle liste elettorali,
ho visto pochissimo in tutte le in quelle manifestazioni che dovrebbero essere la vita democratica di un partito. L'Italia in questo momento rischia di diventare un paese piccolo in un mondo grande, o forse già lo è diventato, un paese piccolo in un mondo grande, in un mondo talmente rapido, ma certo non ve lo devo raccontare io. E in questa situazione il Partito Democratico, così come è stato pensato e come lo stanno pensando, dove sta? Che cosa fa? E la sua classe dirigente dove sta? Che cosa fa? Credo che sia un po' questo il ragionamento e la riflessione che dobbiamo provare a fare e che Generazione U ci aiuta a portare a fare. Il paese è un paese in decadenza. Decadenza è una parola forte. Decadenza la si ha quando le classi dirigenti non riescono a riattivare un meccanismo positivo, o addirittura quando le classi dirigenti del paese stesso diventano esse stesse un problema e non la soluzione. Allora ho un po' paura che questo stesso meccanismo, abbastanza freddo e crudo, è quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico. Le classi dirigenti del Partito Democratico sono in grado di riuscire a riportare il Partito Democratico a portare, perché a una vittoria, o le classi dirigenti del Partito Democratico sono esse stesse il problema e non riescono a rigenerarsi? Questo è il punto che credo ci unisca di riflessione con tutti quelli che stanno qui. E poi un'altra cosa, il nostro Partito Democratico, facciamo altro che parlare di memoria, di valori. E qui cito Bianchi seduto, cioè cito quella cosa che gli ho scritto anche su Facebook, ammazza che padre, cioè non se ne può più solo di memoria, di cose, di guardarsi indietro. E anche qui diranno, Generazione U non ha memoria, no? Insomma, chi se ne frega. Il problema è di provare a portare il paese e il Partito Democratico in un futuro, in un'ottica completamente diversa. Siamo sempre con Bob Kennedy, con la meglio gioventù, insomma è un po' un'ottica completamente diversa quella che proviamo a voler vedere. E qui si apre un po' la riflessione su quello che poi è successo in questa città, a Roma, qualche settimana fa. Abbiamo perso tutto, abbiamo preso una sonata clamorosa. E forse da quelle macerie lì si potrebbe provare a ripartire in maniera un po' forse più seria, un po' forse più aggressiva, un po' forse più costruttiva di quello che si sta facendo adesso. Si sentono soltanto, almeno, qualche articolo, qualche chiacchiera, qualche cosa, insomma. Però voci inquietanti, abbastanza anche surreali, di ricambi, di ricostruzioni di classi dirigenti, di ricambi, si parla delle nomine delle segreterie sia regionali che romane, fondamentalmente del partito. E allora se provassimo a ragionare insieme invece su ripartire da Roma per provare a lanciare un po' quei messaggi di cui stiamo parlando adesso, di ricambio generazionale, lo vogliamo chiamare così, chiamiamolo così, o comunque di ricambio, di pensiero lungo, questo potrebbe essere il terreno di prova immediato. Dalle macerie potremmo, perché io credo che a Roma si tratti in questo momento di macerie, potremmo provare a ricostruire in un'ottica però aperta e democratica, passa dalle primarie. Il partito forse ha bisogno del popolo delle primarie, forse avrebbe dovuto ascoltarlo un po' di più, forse avrebbe il popolo delle primarie e forse gli elettori del Partito Democratico sono più lungimiranti di quello che sono stati e sono la classe dirigente in questo momento. E allora io credo che ci potremmo impegnare da subito in questa battaglia che può ripartire da Roma con chiedendo delle primarie vere, libere, aperte, per riuscire a portare la discussione poi a tutti i livelli del partito stesso.